Buongiorno a tutti, sono la dottoressa Giuseppina Correddu, lavoro presso l'SPDC dell'ospedale di Ravenna, sono una psichiatra. In occasione dell'Open Week sulla salute della donna, volevo portare alcune riflessioni in merito alla difficile situazione che stiamo attraversando. Mi occuperò pertanto di stress da pandemia. La pandemia da coronavirus ha avuto e continua ad avere un forte impatto sulla vita delle persone, causando danni sia alla salute fisica sia alla salute mentale della popolazione. Già qualche tempo fa le Nazioni Unite hanno lanciato un allarme attraverso un rapporto che invitava i governi di tutto il mondo a farsi carico del problema psicologico dei cittadini, sia durante che dopo la pandemia. Ci sono numerose ricerche scientifiche, numerosi studi che sono stati svolti negli ultimi 2 anni, si sono tutti concordi nell'indicare che la pandemia e le misure di quarantena adottate stanno seriamente impattando sulla salute mentale. Ciò ha sopraffatto i sistemi sanitari di molti paesi. Si pensi a questo stress che è sia individuale che comunitario ed è sospeso e persistente, non colpisce solo il presente, ma mette a repentaglio anche il futuro. Sono stati numerosi gli aspetti della vita umana che sono stati stravolti dall'evento coronavirus. Pensiamo alla sfera personale, familiare, sociale, lavorativa, organizzativa. E poi c'è la paura del contagio, l'isolamento, il timore di perdere i propri cari, l'incertezza economica, la perdita del lavoro, la complessità della situazione familiare, il timore del futuro hanno favorito una condizione di stress profondo e pervasivo che può portare allo sviluppo di patologie mentali vere e proprie. Veniamo adesso ai fattori stressanti, agli stressors di questa condizione di malessere diffuso. Quali sono? La pandemia stessa, ovviamente, cioè la paura dell'infezione, il lockdown, cioè tutte le misure e le disposizioni che sono state prese per arginare il contagio. Quindi mi riferisco all'isolamento, mi riferisco alla modifica della routine quotidiana, alla riduzione dei contatti sociali, al blocco delle attività. E si tratta di tutta una serie di condizioni che hanno determinato uno stato di frustrazione, di noia, paura e rabbia. E poi c'è l'infodemia. Che cos'è l'infodemia? È questo eccesso di informazioni, una valanga di notizie che si sono abbattute sulle persone, anche quelle non sempre controllabili, veritiere, apparse sui social, informazioni spesso contrastanti tra di loro che hanno favorito una condizione di smarrimento nelle persone, una condizione di incertezza, di perdita di fiducia, di angoscia. E poi ci sono i problemi economici, la perdita del lavoro, la perdita di ruolo, che hanno causato un senso di precarietà, di provvisorietà contrassegnata dall'attesa di un peggioramento e del timore per il futuro, o peggio, forse anche il timore di non avere il futuro. Ora consideriamo che la condizione di stress non è di per sé una malattia, tuttavia è quella condizione che può aprire la porta a dei disturbi psichici veri e propri. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fatto alcune valutazioni e ha notato che negli ultimi 2 anni c'è stato perlomeno un incremento del 27% di depressione, del 26% dei disturbi d'ansia e le persone che erano maggiormente a rischio erano quelle in giovane età, gli adolescenti, il sesso femminile, la presenza di preesistenti condizioni di salute. C'è stato sicuramente un aumento di condotte autolesive e di tentativi di suicidio nei giovani. A ciò poi si aggiunge anche il fatto che i servizi di salute mentale talora sono stati interrotti proprio nel momento in cui dovevano essere nella condizione di erogare maggiore prestazioni e supporto alle persone che provavano disagio. E ora la situazione delle donne. Dai vari studi risulta che le donne sono state più colpite dal disagio rispetto agli uomini. Statisticamente le donne hanno un'incidenza maggiore di disturbi depressivi e di disturbi d'ansia rispetto agli uomini. Inoltre, tradizionalmente è alle donne che spetta l'impegno maggiore nella gestione delle attività quotidiane, della famiglia, dei figli, degli anziani. Sono le donne quelle che si occupano degli altri. Sono le donne che spesso si trovano nella condizione di offrire cura. Nella situazione specifica della pandemia, molte donne hanno perso il lavoro, sicuramente più dei colleghi uomini, e questo lo dicono i dati. Le donne che non hanno perso il lavoro si sono dovute far carico comunque in toto della gestione della casa, della famiglia, dei figli, senza più poter contare su aiuti esterni.
Se lavoravano in smart working, dovevano fare funambolismi per gestire figli, occuparsi della loro attività lavorativa. Sì, è vero, il lockdown, l'isolamento hanno stravolto la vita delle persone, ma secondo qualcuno nel lockdown ci sono anche stati dei benefici, perché ad esempio si sono ridotti i tempi destinati agli spostamenti e quindi c'è stato un maggior tempo a disposizione da dedicare magari ai figli, a giocare con loro, a parlare con loro. C'è stata la possibilità di condividere quindi delle esperienze, magari nuove, con i familiari, con i figli, e c'è stato questo riappropriarsi un po' della lentezza senza dover mai correre affannosamente fra gestione dei figli, portarli a scuola, andare a lavoro e quant'altro. Però sicuramente una serie di svantaggi hanno creato condizione di malessere, di disagio. Come dicevo prima, questa necessità di conciliare l'attività lavorativa con la famiglia senza poter contare su nessun aiuto esterno. Sì, è vero, gli orari di lavoro sono stati piuttosto flessibili, però delle volte poteva succedere che l'attività lavorativa si imbricasse in qualche modo con la gestione dei figli, quindi i tempi in qualche modo si dilatavano e spesso non c'era più un tempo destinato esclusivamente al lavoro in cui si poteva dire adesso basta, adesso ho finito, perché quando finiva un'attività ne cominciava comunque subito un'altra. Si è ridotta sicuramente la socialità con i colleghi, quindi quei momenti di distrazione che ci sono durante le attività lavorative, seppur brevi, che però favoriscono la relazione. E poi all'interno delle abitazioni non sappiamo bene che cosa possa succedere perché ci sono persone che hanno la possibilità comunque di avere spazi abbastanza grandi. In altri casi invece gli spazi all'interno di un'abitazione sono piccoli, per cui delle volte non si ha nemmeno un luogo dove potersi dedicare all'attività lavorativa quando si è in smart working e quindi tutto si confonde. E dopo il lockdown, dopo l'isolamento, finalmente qualche cosa si riapre e si può rientrare al lavoro. Per molte persone ricominciano le attività normali. Ma anche questo, in certe situazioni, non è stato così facile. E quindi si è realizzata per alcune persone quella che si chiama una condizione di stress da rientro al lavoro, che è uno stato comunque di malessere, benché temporaneo, che è caratterizzato da ansia, malinconia, nervosismo, stanchezza, difficoltà di concentrazione. Ecco, in qualche modo potremmo dire che è una condizione che si vive talora in genere al rientro da una vacanza, dove però la situazione è ben diversa, perché in una vacanza ci si riesce comunque a rilassare e in questo caso invece si rientra a lavoro con tante preoccupazioni senza nemmeno aver potuto staccare, senza nemmeno essersi potuti rilassare. E così c'è questa paura della normalità che è legata proprio alla ripresa del lavoro. C'è per chi rientra, magari per le persone che sono un po' più ipocondriache, la paura del contagio. C'è la difficoltà ad affrontare nuovamente i ritmi del lavoro, che non sono certamente quelli del lavoro da casa, ma sono un po' più pressanti. Ci si può non sentire in sicurezza e poi rimane comunque sempre il problema della gestione della famiglia, che adesso deve in qualche modo cambiare. Se molte persone sono riuscite gradualmente a ritornare ad una presunta normalità, per molte altre invece è stato più faticoso. In alcuni casi hanno sviluppato una sorta di sindrome che è stata chiamata sindrome della capanna e che rappresenta in qualche modo il contraccolpo psicologico delle esperienze dei mesi precedenti. Che cos'è questa sindrome della capanna? È il terrore verso il mondo esterno dopo che si è stati a lungo confinati dentro la propria casa. C'è di nuovo la paura di ammalarsi o il timore di contagiare i propri cari. C'è la convinzione di non ritrovare più il mondo che si conosceva prima e anche la paura di non essere adeguati a svolgere il lavoro che si svolgeva precedentemente. Quali sono i sintomi di questa sindrome della capanna? Sono ansia, tristezza, angoscia, mancanza di energia ed entusiasmo, diminuzione della motivazione, senso di solitudine, percezione di essere un po' senza speranza, sentimento di non appartenere più alla società. Sono
Sono tutta una serie di sintomi di malessere che può vivere una persona dopo che è stata a lungo confinata dentro la propria casa, lontano dagli altri. Ma ora, stress da pandemia, sindrome della capanna, che cosa hanno in comune? Sono delle condizioni di stress, per cui è importante cercare di capire che cosa sia lo stress, di che cosa parliamo quando parliamo di questo particolare disagio. Lo stress è una risposta psicobiologica dell'organismo potenzialmente adattiva, cioè una reazione di adattamento nei confronti di eventi esterni o interni alla persona. Quindi di per sé lo stress non è una malattia, è una reazione di adattamento. È una reazione di adattamento. Tutti sono vulnerabili allo stress. La soglia di sopportazione, vulnerabilità, può essere più o meno alta. Che cosa significa questo? Che nei confronti di disagio, nei confronti del disagio, ognuno di noi può avere una soglia più o meno alta. Ci sono persone che riescono ad adattarsi meglio per loro natura e ci sono altre persone che invece faticano ad adattarsi alle nuove situazioni. I diversi fattori stressanti possono avere un impatto diverso nelle singole persone o sulla stessa persona in momenti diversi. Cioè, questo che cosa significa? Che un evento può determinare anche nella stessa persona in momenti diversi delle reazioni differenti. Ad esempio, dover affrontare un esame in un certo momento della mia vita può essere una cosa terrificante, in un altro momento invece mi può sembrare una prova da poter affrontare. Quando compaiono dei sintomi duraturi che interferiscono con il funzionamento della persona, si può andare incontro a patologie. Questo che cosa significa? Che se sono sotto stress e comincio ad avvertire una serie di malesseri, di disagi, di sintomi che poi andremo a vedere, di per sé non sono ancora delle caratteristiche di malattia, ma possono preludere, se sono perduranti, se sono pervasivi, ad una malattia di tipo psichico. È importante quest'ultimo punto, cioè che le persone possono essere aiutate ad identificare i fattori stressanti, gli stressors, e gestire lo stress facendo uso di strategie che riducano la loro vulnerabilità. La risposta allo stress, agli eventi esterni, è in tre fasi. Riconosciamo una fase di allarme, la fase della resistenza e la fase di esaurimento. All'inizio abbiamo appunto la fase di allarme, evento che capita, l'organismo mette in atto una serie di meccanismi di reazione acuta, fisica e mentale per gestire il nuovo evento. Dopodiché c'è la fase della resistenza. Se lo stress, se i fattori stressanti perdurano, allora la persona cerca di contrastare, di combattere gli effetti negativi dell'affaticamento prolungato. Se la condizione di stress perdura molto a lungo, allora ad un certo momento le risposte a disposizione dell'organismo possono esaurirsi e qui appunto esiste il rischio poi di andare incontro a dei disturbi di natura psichica. Gli effetti dello stress sono numerosi sul corpo, sul comportamento, sulla nostra emotività, affettività, eccetera. E andiamo a vederli un po' uno per uno. Questo è importante perché poi ci serve per poter mettere in atto delle strategie, delle tecniche per gestire meglio, contrastare i sintomi e malesseri che possiamo avere. Intanto sul corpo c'è un aumento della pressione sanguigna. C'è un incremento di una disregolazione del battito cardiaco, quindi possiamo avere delle tachicardie, delle aritmie, aumento della sudorazione, alterazioni nei livelli di cortisolo, alterazione del ritmo sonno-veglia o della qualità del sonno, alterazioni nel sistema immunitario con effetto immunosoppressivo. Ora penso che molti di noi, quando si trovano, si imbattono in un evento che ha un forte impatto emotivo, riconoscano in se stessi alcuni di questi sintomi. Sicuramente ci può essere, ecco, la tachicardia che avvertiamo facilmente e questa sensazione magari così di sudorazione che abbiamo. Questi possono essere tutta una serie di effetti sul corpo che hanno una durata limitata se lo stress è di breve durata, ma se lo stress si prolunga, questi
questi effetti possono essere poi un po' più duraturi e quindi potrebbero causare alcuni problemi. Sono numerosi i sintomi che derivano dallo stress, ma ci tengo ancora una volta a precisare che non ci troviamo in una condizione di malattia. Questi sono tutta una serie di sintomi che possono essere temporanei e se si contrastano in maniera efficace, o se le condizioni che hanno esterne, che hanno causato lo stress, si riducono, sono tutti sintomi che poi scompaiono. Quindi possiamo avere emicrania, problemi di natura circolatoria, come abbiamo detto, tachicardia, contrazioni muscolari, disturbi gastrointestinali, disturbi del sonno, sensazione di vertigine, capogiro, grande stanchezza, astenia. Dal punto di vista emotivo, possiamo provare agitazione, questa sensazione di essere sopraffatti, la difficoltà a rilassarsi, la facilità al pianto, il nervosismo, l'irritabilità, sentimenti di solitudine, tensione interna, tensione muscolare, ansia, rabbia. Ci sono gli aspetti comportamentali, come l'aumento dell'uso di alcol, fumo o di sostanze. Il bisogno di mangiare compulsivamente, la tendenza a criticare gli altri, che poi necessariamente porta anche ad una condizione di isolamento, la difficoltà di svolgere le comuni occupazioni e di portare a termine le cose, come se tutto all'improvviso fosse diventato più pesante, più faticoso da fare. E ancora, ci sono i sintomi cognitivi, come ad esempio l'indecisione, il non essere più sicuri di niente, la tendenza a distrarsi, la perdita di creatività, la preoccupazione costante, a rimuginare, a ruminare e la perdita del senso di umorismo. Riflettiamo sul fatto che gli eventi stressanti non li possiamo evitare, fanno parte della vita in qualche modo. Quindi corriamo continuamente il rischio di impattare nello stress. Ogni giorno ci capitano eventi nuovi, spiacevoli, dobbiamo affrontare prove, esami, cambiamenti, imprevisti e non possiamo evitare tutto ciò. Per cui ciò che possiamo fare è imparare a gestire le situazioni stressanti nella maniera più efficace. Gestire lo stress quindi ci consente di migliorare il nostro benessere psicofisico e sicuramente di evitare la progressione verso forme di malattia psichica. Ora, come si gestisce lo stress? Si gestisce attraverso una serie di strategie che stanno sotto il nome di coping. Coping è un termine inglese che può essere tradotto con fronteggiamento. Fronteggiamento in italiano significa sostanzialmente opporsi a qualcuno, a qualcosa, affrontare, contrastare, fare fronte, resistere, tenere testa. Si tratta quindi di un intervento, una serie di interventi per la precisione, di gestione attiva, di risposte efficaci, di capacità di risolvere i problemi. Indica l'insieme di strategie mentali e comportamentali che sono messe in atto per fronteggiare una certa situazione. Tre sono le principali strategie di coping. Sono coping task oriented, coping emotion oriented e coping distraction oriented. Che cosa significa? Coping task oriented significa un tipo di fronteggiamento che è volto alla soluzione del problema e vuole raggiungere un obiettivo. Coping emotion oriented significa la capacità di fronteggiare dal punto di vista emotivo le situazioni difficili e coping distraction oriented significa utilizzare una strategia che ha a che fare con la distrazione. Ora, se voglio risolvere un problema, l'obiettivo principale sarà sicuramente cercare di focalizzarsi su quello specifico problema, sulle sue caratteristiche, ottenere quante più informazioni possibile circa la nuova situazione che mi si presenta davanti e utilizzare tutte le risorse che io ho. Si cerca di dare priorità ad una certa azione per governare la situazione stressante. Viene usato da coloro, questo tipo di strategia viene usato da coloro che sono più ottimisti, hanno maggior senso di autoefficacia ed è particolarmente efficace e utile quando le risorse nell'ambiente sono sotto il controllo della persona. Come faccio quindi? Cerco di identificare il problema,
Seleziono degli obiettivi, individuo delle alternative, faccio un'analisi delle conseguenze, prendo una decisione, dopodiché la metto in atto e verifico se ho fatto bene o se ho fatto male. Il fronteggiamento orientato all'emozione serve per mantenere speranza e controllo delle proprie emozioni. Si applica quando l'evento stressante è tale da non poter essere manipolato in nessun modo, cioè non ho un problema da affrontare e che devo risolvere, ma ho una situazione su cui io non posso fare niente, ad esempio un lutto improvviso. Il soggetto affronta le sue emozioni di rabbia, ansia e disperazione con lo scopo di ritrovare speranza. Questo sistema, questa strategia coinvolge lo sfogo di sentimenti, di rabbia e di frustrazione. È particolarmente efficace quando le risorse dell'ambiente non sono sotto il mio controllo e quindi non posso utilizzarle. Che cosa si fa in questi casi? Si cerca soprattutto di fare appello alle relazioni, si cercano le altre persone, quindi si va alla ricerca di comprensione, di sostegno morale, di rassicurazione. Ci si può sfogare emotivamente, è importante con gli altri, quindi qui sono veramente importanti le relazioni, la socialità, esprimere emozioni alle altre persone, dare sfogo ai propri sentimenti, oppure si può fare appello alla religione, alla spiritualità. Il fronteggiamento orientato alla distrazione tende invece ad evitare la situazione stressante, indulgendo in altre attività, perlomeno temporaneamente, per non avere la testa sopraffatta dalle preoccupazioni. Quindi temporaneamente si tende a minimizzare la serietà della situazione attraverso la soppressione di pensieri negativi e la loro sostituzione con pensieri positivi. Si tratta di una sorta di meccanismo di difesa, nel senso che c'è un certo evento, una situazione che mi stanno sopraffacendo, non ho la possibilità di risolvere il problema. E in questo modo ho la necessità di distrarmi, di allontanarmi dalla emozione negativa. Cosa si fa in questi casi? Sognare ad occhi aperti, cercare di dormire più a lungo, immergersi nella televisione, fare delle passeggiate, leggere, ascoltare musica, fare tutto ciò che per me è piacevole, mettendo da parte per un po' la situazione che mi angoscia, ma questo mi dà sollievo. Si possono usare tecniche di rilassamento e di mindfulness, quindi vi rimando un po' poi alle varie tecniche di mindfulness che si possono trovare facilmente anche nel web. Per finire, allora, come affrontare questo nuovo disagio causato dal post-pandemia? Come affrontare il rientro al lavoro? Sarà certamente necessario abituarsi gradualmente ai ritmi di lavoro e in quanto a questo occorre dire che ci sono alcune linee guida ministeriali che forniscono indicazioni alle aziende e ai datori di lavoro su come gestire un rientro al lavoro più graduale. Sarà necessario organizzare, organizzarsi, programmare una nuova routine quotidiana, trovare supporto nella gestione dei figli e delle incombenze quotidiane. Cercare di focalizzarsi sul qui ed ora senza fasciarsi troppo la testa su quello che accadrà fra molti mesi. Mantenere buone abitudini igieniche, e qui mi riferisco anche a quelle abitudini che abbiamo avuto modo di imparare durante la pandemia. Dormire un numero sufficiente di ore, perché è importante essere riposati, fare una sana alimentazione e coltivare rapporti sociali. Sarà importante impegnarsi in attività piacevoli, sperimentare anche nuovi interessi, tenere un diario, impegnarsi in lavori rimandati da tempo, studiare, leggere, dedicare del tempo a se stessi e, se necessario, chiedere aiuto. Ma non dobbiamo dimenticarci, come ci suggeriscono Marina Morellato e Mike Perugini, nel libro Piccolo gioiello che hanno scritto Distanti non vale, che alcune strategie antistress veramente importanti sono la creatività, la fantasia, l'immaginazione, la solidarietà e soprattutto coltivare buone relazioni.